una volta tanto che mi avevano pagato bene una trasmissione, praticamente ho buttato tutto per farmi una famiglia. Quando ho capito che era singolo, mi sono tuffato. Ho fatto record europei, record olimpici, mi ha contagiato con i suoi copri del copricuscino. Pronti? Ok, Massimiliano Rosolino. Secondo me mi sono googlato, è capitato sicuramente. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto da Massimiliano? Non lo so, ditemelo voi. Cosa c'è scritto? Vado? Età. Questo lo so, la verità è che questo lo so. Infatti la prima cosa che dicono è l'età, lo sai? Questa è una regola che dovrebbero cambiare. Seconda domanda, 39 anni, quasi 40, anzi, che diranno quasi 40. Poi abbiamo altezza, sono 1,92. E origini, come di origini? Allora sono nato in un paese che si chiama Italia, a Napoli, ospedale internazionale, e poi dopo poco insomma ho cambiato città. Allora poi, ha fratelli o sorelle? Sì, ho una bellissima sorella che si chiama Vanessa, che ha appena partorito un altro nipotino, anzi nipotina, Marta. Si continua ragazzi, allora veloci. Massimiliano Rosolino. Allora, Natalia Titova. Chi è Natalia Titova? La mia compagna, ragazzi. Conosciuta a una trasmissione televisiva, Ballando con le Stelle. Una volta tanto che mi avevano pagato bene una trasmissione, praticamente ho buttato tutto per farmi una famiglia e per fortuna è andato così. Ero convinto che fosse ancora fidanzata, quindi io ci ho messo un mese, proprio da fessacchiotto, a chiederle il numero di telefono. Ed era la mia ballerina, eh. Quando ho capito che era singolo, mi sono tuffato. Poi continuiamo il nostro percorso. Cos'è qua? Matrimonio. È una parola che troppo a casa nostra non si usa. Il matrimonio non va di moda, ragazzi. Va più di moda a fare i bambini e noi abbiamo seguito questa moda in tutto e per tutto. Due bambine. Papà è forse, no, è la parola più bella del mondo. Quando sono diventato genitore, perciò papà, ero convinto che insomma avessi soltanto due giochini nuovi, no? Poi piano piano capisci che non è quello, diventa una dipendenza. Più ne hai e più ne vuoi dare, quindi l'amore per i figli e l'amore dell'essere genitore, in questo caso papà, è una cosa che uno se non lo prova non lo può capire. È giallo, ragazzi, il giallo ci dà fiducia. E questa volta quanti figli ha Massimiliano Rosolino? Due bambine. La prima fortunata si chiama Sofia. Sofia è stato scelto in comune accordo. Sofia è un nome internazionale, perciò Sofia è russo, Sofia per mia mamma che è australiana. Nata il 16 luglio del 2011, perciò in piena estate, stesso segno zodiacale del papà, perciò Cancro. E i figli poi ovviamente ci abbiamo una seconda, ci siamo dimenticati soltanto di una bambina. Chiamo Vittoria, che si chiama Vittoria. Vittoria Sidney, abbiamo avuto questa idea geniale, questo ovviamente ci ha messo il papà. Vittoria Sidney, perché in effetti ho vinto a Sidney, quindi non esiste più la virgola, quindi lei comunque sarà condannata a vincere da Sidney per tutta la vita. Allora, che c'è scritto? Roberta Capua, mi viene a dire quella che ha vinto Masterchef. È stata la mia compagna per 2 anni, 2003-2005, comunque, insomma, due stagioni, come dico io. Stagioni non è per sminuire nessuno, però in effetti arrivo dallo sport, quindi uno collega sempre, no? L'anno accademico. Una bellissima storia, mi ha insegnato un sacco di cose. E una cosa che forse non mi hai raccontato, mi ha insegnato proprio come a tenere la casa. Mi ha contagiato con i suoi copri del copricuscino, piatto sotto piatto, sotto piatto del sotto piatto. Grazie Roberto. Va, andiamo avanti. Ragazzi. Allora, il nuoto. Il nuoto è l'amore. È l'amore, non ci posso fare niente. Tutti i nuotatori si stufano di nuotare, tutti i nuotatori non vogliono più farsi un bagnetto, neanche diventano sporchi. Invece io mi mantengo sano e nutro un profondo rispetto, amore, che l'ho fatto sempre con passione. Quindi il nuoto per me rappresenta la gioia, è un mezzo di trasporto, non è mai stato un obbligo. Andiamo avanti, scopriamo l'altra cosa, Olimpiadi, ragazzi. La parola Olimpiadi ti riempie la bocca. Cioè, quando dice Olimpiadi, no? È già una cosa grande, è il sogno di ogni sportivo. Ovvio, se mi parli di Olimpiadi penso alla vittoria, però è pur vero che alle Olimpiadi ho disputato quante gare? Parliamo di 20 gare, ho preso 4 medaglie, perciò questo è proprio quello che succede. Magari si vincessero sempre il 20% delle gare che uno va a disputare, comunque come medagliere. And the next page is records. Ho fatto record europei, record olimpici, record ovviamente italiani a morire.
qua abbiamo allenamento. Quanto allenamento ci vuole? La questione è che l'allenamento secondo me è la chiave per vincere. Lo pensavo prima, lo penso ancora adesso quando veramente mi alleno anche nella corsa. Allora, ecco, si è spezzato un pezzo, aiuto. Allora, ballando con le stelle. Ballando con le stelle mi ha fatto camminare, non ho mai fatto così fatica in vita mia, ragazzi. Di media facevo 2 ore di nuoto al mattino, 2 il pomeriggio, siamo già a 4, 3 volte a settimana un'ora di palestra, siamo a 5, in mezzo ci mettevo 2 o 3 ore di ballo. E lì ho capito che potevo fare altre cose. Mi hanno detto, tu sei matto, tu non c'hai neanche il senso, non c'hai il ritmo, niente. Comunque ci sono riuscito. È la stessa sensazione che ho provato quando ho messo le scarpette per correre. Un saluto ma veramente affettuoso a tutti i direttori fanpage. Ciao.